La nave spezza il ghiaccio per centinaia di chilometri e per farlo sfrutta dei piccoli reattori nucleari al suo interno. Oggi parliamo di rompighiaccio propulsione nucleare, che sono delle navi pazzesche perché riescono a navigare in un contesto come quello dell'Artico, che è veramente ostile. Però come sono fatte e come funzionano esattamente questi spazzanevi dei mari? Ragazzi, molti di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti, quindi se vi va vi chiedo di farlo perché per noi è importantissimo. Grazie e torniamo alle navi. Per capire cosa cambia tra una nave normale e una nave rompighiaccio, dobbiamo per prima cosa guardare lo scafo. Infatti, la prua di una nave rompighiaccio ha una forma che è un po' diversa rispetto a quella di una nave normale. È molto più allungata. Questo le permette sostanzialmente due cose. Uno, di spezzare il ghiaccio più sottile proprio mentre naviga. E due, di spostarlo lateralmente, così da non farlo accumulare proprio di fronte a sé. Però non solo. In realtà, infatti, il ghiaccio a volte può raggiungere uno spessore anche importante. Parliamo di 1 metro o 2, o addirittura a volte si arriva anche a 6 metri. E questo ovviamente non è che si spezza semplicemente andandogli addosso. Quindi questo scafo permette alla nave di scivolare sul ghiaccio e poi, una volta salita, col proprio peso, sbam, riesce a spezzare il ghiaccio. Poi fa la retro, avanza di nuovo, sale nuovamente sul ghiaccio e fa la stessa cosa e così via, così via. Ovviamente, per riuscire a resistere, lo scafo deve essere anche realizzato in un certo modo. Infatti di solito si utilizzano delle leghe in acciaio ad alta resistenza. Questo è molto importante perché lì ci sono bassissime temperature e a queste temperature l'acciaio normale tende a comportarsi in modo fragile, quindi a spezzarsi, e questo ovviamente non va affatto bene. Di solito poi questo scafo in acciaio viene anche rivestito da dei materiali polimerici, sia per ridurre al minimo l'attrito con il ghiaccio, sia per limitare anche la corrosione. Poi, per riuscire a muoversi con agilità tra i ghiacci, queste navi hanno anche eliche e timoni che sono in una posizione protetta, e poi ha dei propulsori che si trovano sia a poppa che a prua, e questo ovviamente serve proprio per dare la spinta per salire sul ghiaccio e spezzarlo. Ovviamente per fare tutto questo a monte servono dei motori potentissimi, e proprio per questo motivo alcune di queste navi sono a propulsione nucleare, quindi hanno proprio a bordo dei mini reattori nucleari, però dopo ne parliamo con calma. Comunque, vabbè, tutto bellissimo, ma a che ci servono queste navi rompighiaccio? L'obiettivo principale delle navi rompighiaccio è quello di aprire la strada ad altre imbarcazioni, come ad esempio delle navi cargo o delle navi che magari trasportano combustibili. Quindi le rompighiaccio stanno davanti e creano un corridoio senza ghiaccio. E questo, come capite, è importantissimo, soprattutto per tutti quei paesi che si affacciano sull'Artico. Infatti non dovrebbe stupirci che il paese più avanzato da questo punto di vista sia proprio la Russia. Anche perché dobbiamo tenere a mente che le merci per andare dall'Europa all'Asia hanno due scelte. Adesso andiamo alla lavagna che ve le faccio vedere proprio brevemente. Le merci, se devono andare ad esempio dall'Europa all'Asia, hanno due opzioni. O passano da qua. Adesso sto facendo una rotta molto approssimativa ovviamente, però giusto per farvi capire. Oppure l'alternativa è fare il giro largo, passare per il canale di Suez, passare per l'oceano Indiano e alla fine è arrivare in Asia. E quindi, come vedete, c'è un percorso che è nettamente più lungo rispetto all'altro. Ma non è finita qui. Infatti le navi rompighiaccio servono anche ad altro. Ad esempio possono fare da carro attrezzi, passatemi il termine, per recuperare delle imbarcazioni che magari restano bloccate tra i ghiacci. Oppure possono effettuare delle spedizioni a scopo di ricerca scientifica, visto che appunto in questi ambienti così inospitali non è che sono poi molte le imbarcazioni che ci possono andare in tranquillità. Che poi, a proposito di navigazione, è arrivato il momento di parlare dei motori a propulsione nucleare. Attualmente l'unico paese che ha delle rompighiaccio a propulsione nucleare è la Russia. Secondo gli ultimi dati del 2022 della Rosatom, la flotta ad oggi comprende 2 rompighiaccio a doppio reattore dalla capacità di 81,5 mila cavalli, che sono la Arctica e la Sibir. Spero che la pronuncia sia corretta. 2 rompighiaccio a doppio reattore da 75 mila cavalli, la Yamal e la 50 Let Pobedi. 2 rompighiaccio a reattore singolo dalla capacità di circa 50 mila cavalli, la Taimir e la Vaigak, e poi a queste si aggiungono anche una portachiatte e 5 navi di servizio, sempre a propulsione nucleare. Tutte queste navi hanno come base la presenza di un reattore nucleare, nello specifico di un SMR, cioè uno Small Modular Reactor. Si tratta di un piccolo reattore modulare, cioè ciascun reattore è un modulo e può essere unito ad altri moduli per ottenere più potenza. Senza scendere troppo nel dettaglio tecnico, questi reattori funzionano grazie al processo di
fissione nucleare, quindi sfruttano la scissione di atomi pesanti, come ad esempio l'uranio-238, per produrre energia elettrica. Questa ovviamente è una spiegazione molto semplificata, quello degli SMR è un argomento molto complesso e anche molto interessante, quindi se vi va scrivetemelo nei commenti che ci facciamo un video. Per concludere, vorrei rispondere a una domanda che sicuramente qualcuno di voi si sarà fatto, cioè: ma visto che le rompighiaccio spaccano i ghiacci presenti sul mare Artico, possono creare dei problemi all'ambiente? Per rispondere, vi riporto quello che viene detto dal National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado. Qua infatti viene fatto un conto secondo me interessante. In media, nell'Oceano Artico, nel mese di giugno, il ghiaccio copre una superficie di circa 10 milioni di chilometri quadrati. Una nave rompighiaccio, durante tutto il suo viaggio dall'Europa all'Asia, libera un'area grande circa 10 chilometri quadrati. Quindi, 10 km quadrati rispetto ai 10 milioni di chilometri quadrati. Quindi sì, è possibile che magari a livello locale il passaggio di una nave possa effettivamente causare dei piccoli squilibri a livello ambientale, però nel complesso si tratta letteralmente di una goccia in un oceano. Quindi per ora queste navi non creano danni quando passano, e anche ipotizzando un leggero aumento nei prossimi anni, tendenzialmente la situazione rimarrà la stessa. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto, spero che il video vi sia piaciuto e se avete in mente altri mezzi magari un po' particolari, scrivetemelo sempre nei commenti che ci facciamo un video ad hoc. Noi invece ci vediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.